Anticipando di qualche mese il decreto legislativo dello scorso 19 maggio che ha dato l'ok al federalismo demaniale, tre province venete si sono unite lungo il corso di un fiume, il Piave, per dare vita ad un progetto unico nel suo genere, un progetto condiviso di sviluppo territoriale. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Sant'Artemio, sede della provincia di Treviso, i presidenti delle tre province bagnate dal Piave, Treviso, Venezia e Belluno, hanno presentato il logo del progetto. Sentiamo le motivazioni che stanno alla base di quest'idea. Abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa tra Belluno, Treviso e Venezia per l'asse del Piave, valorizzazione dell'asse del Piave. Oggi presentiamo il nuovo brand, eccolo qui, Ti voglio bene, che sta per Treviso, Venezia e Belluno. Indubbiamente il particolare momento economico ha influito nella scelta di unirsi per fare massa critica, come ci spiega Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia. Credo che oggi non possiamo permetterci di disperdere quelle che sono le risorse economiche e siccome abbiamo una terra con delle grandi potenzialità che ha bisogno di grandi progetti, per poterlo fare abbiamo anche bisogno di risorse significative e quindi unirsi anche in questo io credo che sia un grande punto di forza. In questo progetto ogni provincia metterà sul tavolo le proprie specificità ed esigenze, tentando di trovare soluzioni e proposte comuni. Ai nostri microfoni il presidente della provincia di Belluno, Giampaolo Bottaccin. Il ruolo di Belluno è quello di lavorare insieme a altre due province per valorizzare il nostro territorio, le nostre produzioni, anche dal punto di vista turistico, per poter portare un vantaggio al nostro territorio. Piave TVB, è questo il nome del patto che unisce le tre province rappresentate dai colori blu, arancio e verde, ad identificare i punti di forza dei tre territori fatti di mare, fiumi, montagne, prodotti tipici, luoghi d'arte e settori produttivi d'eccellenza. Un progetto che con il federalismo demaniale vede un nuovo tassello aggiungersi alla sua piena realizzazione. Bene, intelligente anche questa iniziativa tra queste tre province incentrata sul Piave. Ti voglio bene e ora siamo arrivati alla conclusione di questa prima parte. Tra poco Gloria Tessarolo vi farà conoscere i segreti, le tradizioni, i sapori ed i saperi dell'asparago bianco di Cimadolmo. Il dolore di chi resta dura per tutta la vita. Cerca di volerti bene. Ben ritrovati, seconda parte di Cronache Trevigiane. Come vedete, nelle mie mani un bellissimo mazzo di asparagi bianchi di Cimadolmo IGP. Alle mie spalle invece bottiglie, tantissime bottiglie di vini del Piave, ma non solo. Siamo nell'Enoteca Veneta, qui ospitata all'Istituto Cerletti di Conegliano. Con me il presidente della strada dell'asparago, buonasera, nonché presidente della Proloco di Cimadolmo, Graziano Dall'Acqua. Perché siamo venuti a trovare? Perché c'è una serata del tutto speciale questa sera, dedicata all'asparago e ai vini. Che cosa avete deciso di fare? Allora, questa serata sicuramente è una delle serate più importanti per la nostra stagione, perché è la serata che chiude un po' tutta la stagione dell'asparago bianco di Cimadolmo. Stagione iniziata, ricordiamo ancora, il 25 marzo, ha visto coinvolti ben 20 comuni, gli 11 comuni della strada dell'asparago, ma anche altri 9 comuni che hanno aderito a queste iniziative. Dicevi una serata dedicata quindi ai produttori, a tutti quanti, insomma, hanno lavorato per il successo anche quest'anno di queste manifestazioni che finalmente possono prendersi un po' di riposo a tavola. Certamente, diciamo proprio la chiusura, ci troviamo
ci scambieremo sicuramente quattro discorsi su come è funzionata la stagione, su cosa fare, su cosa non fare, perché le cose migliori sono quelle fatte a caldo, così potremo fare o raddrizzare il tiro per altre iniziative. Strada dell'asparago non significa solo asparago, che cos'altro vuol dire, quali iniziative quindi bollono in pentola? Certamente, si chiama Strada dell'Asparago Bianco Cimolano GP perché giustamente il nostro prodotto si chiama così, ma voglio ricordare a tutti i telespettatori che la Strada dell'Asparago comprende una zona di ben 11 comuni e ha anche tante altre peculiarità. Ricordiamo per l'enoturista che abbiamo 40 ristoratori, abbiamo le Piave, le Grave, abbiamo città culturali come Oderzo, cioè c'è di tutto e di più che funziona per 365 giorni l'anno, non solo per i due mesi dell'asparago. Ecco, e tu ci hai dato il là per il prossimo intervistato, mi hai stimolato una curiosità, quindi io direi ti ringraziamo, ti lasciamo andare a cena, ci vediamo insieme il primo servizio di questa seconda parte di Cronache Trevigiane e poi andiamo a conoscere uno dei ristoratori. Visto che i ristoratori sono una quarantina, beh, prendiamone uno in rappresentanza di tutti. A tra poco. Come misurare il dolore in quelle persone che non hanno la possibilità di farsi sentire e di comunicare i propri sintomi? Ulsotto, Asolo e Regione Veneto hanno presentato il metodo No Pain. La professoressa Andrea Lynn Snow dell'Università dell'Alabama, inventrice del sistema, ci spiega di che cosa si tratta. Questo strumento ci consente di valutare una serie di attività, e vediamo qua, in cui il paziente può manifestare un dolore. Studiamo anche dei comportamenti che sono indicati in quest'altra scheda, nella quale il paziente manifesta delle parole che esprimono dolore, oppure fa dei rumori, oppure utilizza la mimica facciale per manifestare un dolore, oppure ha un comportamento irrequieto. In questi riquadri possiamo ottenere dei punteggi che poi vengono utilizzati per ottenere un punteggio globale, il quale ci dà un'indicazione della possibile sintomatologia dolorosa di questo paziente e quindi possiamo intervenire. Uno strumento importante per i pazienti afflitti da demenza, Parkinson, Alzheimer, ma anche per chi soffre di tumori allo stadio terminale. Sentiamo le valutazioni di Maria Teresa Villanova, vicepresidente della Lega Tumori Treviso. Per noi è fondamentale, noi volontari LILT, trovare una nuova scala di misurazione per essere accanto al malato oncologico e anche per aiutare la famiglia a capire, quindi creare attorno al malato dignità della persona, sollievo e qualità della vita anche in una fase estremamente difficile come quella terminale. No Pain, un metodo di valutazione che ha bisogno di personale professionale e formato. Di questo aspetto ce ne parla il dottor Simone Tasso, coordinatore della rete veneta HPH, ospedali promotori della salute sotto l'egida dell'OMS. Dal 10 giugno parte il corso di formazione, voi vedete qui il manuale del corso di formazione, e insieme a un DVD servirà per formare il personale. Questo ci serve per formare i nostri operatori sanitari, infermieri, medici, a misurare il dolore nei pazienti che hanno questi segni e non riescono a parlare. Il re della tavola invernale, il radicchio rosso di Treviso IGP, fa parlare di sé anche fuori stagione. Se infatti si è chiuso il periodo nel quale ricopriva con le sue lunghe foglie i freddi campi prima della raccolta, dell'imbianchimento e della sua preparazione in piatti tipici, è tuttora aperto il periodo della sua promozione, che lo ha visto protagonista a Cibus, l'evento internazionale dedicato all'alimentazione che si è da poco concluso a Parma. Ai nostri microfoni Paolo Manzan, presidente del Consorzio di Tutela. E abbiamo pensato di fare questa manifestazione proprio perché Cibus è dedicata a chi del radicchio dopo deve occuparsi, quindi soprattutto esponenti del settore, in particolare gli chef. Un consorzio, quello di tutela del radicchio rosso dei Treviso IGP, che dal 1996 vigila sulla sua produzione e investe sulla promozione. Pensiamo che ci sono 200 produttori per un volume di circa 600.000 kg di radicchio certificato, quindi ci sono numeri importanti che diciamo che ancora possono essere migliorati perché la produzione è nettamente superiore alla produzione di radicchio lungo normale.
Quindi contiamo anche con queste manifestazioni di far vedere ancora di più cosa fa il consorzio. Resta quindi ancora del lavoro da fare per diffondere il consumo e la conoscenza del radicchio rosso di Treviso IGP in Italia e all'estero, assicurandone la valorizzazione commerciale. E fondamentale sarà il ruolo dei produttori nel futuro di questa speciale cicoria rossa, unica al mondo.